Io sono Little John. Sai perché mi chiamano così? Io sì. Adesso anch'io. Noi siamo gli allegri compagni di Sherwood e lei è Lady Belarian. In questa terra l'ingiustizia dilaga, tasse e soprusi superano il limite e la gente non ce la fa più. I cittadini sono vessati dalla prepotenza e dal malgoverno. Hai capito dove siamo? In Italia. Giovanotto, pensa che lei è sempre stata innamorata di te, ma tu a lei preferisci fare il bandito nella foresta. Dunque, Belarian, cos'è costui per voi? Incapace di intendere e di volere. Con voi avrebbe dovuto esserci anche Fra Tak. Dov'è ora? A fare la risonanza magnetica. Come mai? Proprio lì con i crociati. Ah, molto bene. Quanto ci vuole per imparare a scagliare una freccia? Un arco di tempo. Lo sceriffo ha una stella. Chi gliel'ha conferita? La guida Michelin. È grande quanto lo Yorkshire. E il Chihuahua. Tiri con l'arco e con la ba. Banconota arrotolata. Mi chiamano cacciatore di Frodo, oppure? Gollum. E invece, qual è il problema di Riccardo Cuor di Leone? Il rigetto. Si è travestito da tonto per infilarsi nelle stanze del potere. Di Maio. È una famosa saga. Quella della porchetta. Non ce la fa. Quanto a te, Pinud, ora ti faccio un test. O rispondi bene o ti mando a raccogliere foglie nella foresta di Sherwood. Altrimenti perché indosseremmo la calzamaglia? Per mettere in evidenza il pacco. Magna carta? No, magna porchetta. Lady Belarian, diglielo tu. Se fossimo eroi moderni, come ci chiamerebbero? Batman e Robin Hood. I fanti in fanteria, i cavalieri in cavalleria, gli archi in sinfonia. Dove si trovano i predoni? Nel marciapiede. E cosa perde un nobile che decade? Il femore. Uomo spadaccino, frate cappuccino, eh? Per me è un mocaccino. E se ti dico dardi? Ti dico antiamo che è dardi. E un cavaliere quando può andare in ferie? A cavallo tra agosto e settembre. Cosa tieni dentro la sacca? Il cambio per la balestra. Io non sono preciso, ma sono forte. E sai qual è l'altra mia caratteristica? Io sì, la velocità. Ultima possibilità. Chi possiede più frecce di tutti? Trenitalia. Di fronte alla situazione del popolo io mi sento impotente. E sai questo cosa significa? Io sì. Adesso anch'io.